caso detto segreti hot nuovamente? Ebbene sì, ci risiamo! Ragazzuole e ragazzuole, benvenuti di quanti in questo nuovissimo video speciale. Oggi siamo nuovamente qui con la reaction ai vostri segreti hot, dato che dall'ultimo video è passato ormai praticamente più di un mese e quindi io so bene che voi volete vedere questo tipo di format perché vi piace tantissimo. Mi raccomando ragazzi, prima di cominciare con il video subito un bel pollice in su per supportare questa bellissima serie, iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto e vi ricordo che se volete far parte anche voi di un mio prossimo video speciale non dovete fare altro che seguirmi sul mio profilo Instagram e rimanere sintonizzati con le mie stories, perché da un giorno all'altro vi andrò a comunicare che appunto sto per registrare un video e che quindi ho bisogno di voi. Quindi mi raccomando, seguitemi su Instagram. E infine, ultima cosa importantissima, vi ricordo che mi trovate in live tutti i giorni su Twitch dalle ore 17. Quindi se volete vedermi sclerare, giocare, impazzire, gridare e quant'altro, mi trovate in live su Twitch. Link dei miei social qui sotto in descrizione. Ora però ragazzi, direi di passare al video, anche perché io non sono pronta per vedere cosa mi avete mandato. E io lo so già che oggi sarà un delirio, come ogni singola volta che registro questo tipo di video. Ma ormai sono pronta, quindi vi auguro ragazzi una buona visione. Iniziamo con il primo segreto di oggi. Allora, ciao Croatomist, ciao mittente sconosciuto. Una volta mi sono sfalegnato il tronco d'albero e ho assaggiato il mio... Eh? No, fermi. Fermi! Momento! Concludete questo gioco! In che senso? No, allora, ora, domanda seria. E dovete essere sinceri, perché sennò mi arrabbio. C'è veramente qualcuno di voi che almeno una volta nella vita ha provato a fare quello che ha fatto questo ragazzo? So che alcuni effettivamente hanno provato, provano, per curiosità, non lo so. Però voglio saperlo, quindi fatemelo sapere sotto nei commenti perché sono curiosa. In realtà non è neanche un segreto, diciamo, hot particolare, nel senso è un segreto, non lo so, è un segreto sì, in un ambito hot, però vabbè, una roba tua personale, insomma. Spero che ti sia piaciuta, dicono che è piena di proteine e vitamine, io questa cosa effettivamente non lo so, fammelo sapere perché sono curiosa. Anzi, in realtà non lo voglio sapere perché non sono curiosa, grazie. Passiamo al prossimo. Un giorno, mentre mi stavo... vabbè, anche tu, ti stavi sfalegnando... non so come cacchio, se avete capito, insomma, il tronchettino d'albero. E stavo per arrivare al... come dire... a destinazione mare. È entrata mia mamma in camera e sono riuscito a rimetterlo dentro e non se n'è accorta. Tra parentesi, sono venuto nelle mutande. Va bene? Ok! Spero che poi le lavate e che non le messe lavatrici insieme a tutti gli altri panni sporchi, perché sennò potrebbe essere un problema. Tua madre potrebbe averti sgamato. Non perché è abituata, assolutamente. Non sto dicendo questo, non sto insinuando questo. Però una roba un po' particolare. Però effettivamente c'hai ragione, cioè che cavolo. Ma tu stai venendo nel tuo momento intimo, bello tranquillo, e questa viene a romperti le scatole. Però la domanda che mi sorge spontanea è, che ne abbiamo già parlato in un episodio scorso, perché questa maledettissima porta non ve la chiudete a chiave, ragazzi? Cioè, se fate le vostre cose, avete un lucchetto, avete una chiave, usatela, chiudetevi. Chiudetevi sempre la vostra porta di camera. Per favore, fatelo per me, grazie. Ero a casa mia, i miei genitori erano usciti ed ero rimasta da sola. Quindi ho pensato di invitare il mio ragazzo. Ah, furbacchiona, golosona, hai fatto bene. Siamo arrivati al dunque per la prima volta e da lì ho scoperto il suo strano fetish per i piedi. No, ti prego, non mi dire. Non, sono già pronta a vedere quello che è scritto dopo. Andiamo. Mentre stavamo per cuccare, lui pensava più a leccarli e strofinarcisi sopra che al resto. Sono ancora traumatizzata. E complimenti mia cara per esserti ufficialmente fidanzata con Peppe Fetish. GG. Ma come fate a preferire i piedi? No, ragazzi, come fate? No. Questa è una domanda seria. Come fanno le persone a preferire i piedi a qualsiasi altra cosa? I piedi. Allora, partiamo dal presupposto che io non sono una persona schizzinosa. Non mi schifo praticamente di niente. I piedi mi sono del tutto indifferenti. Ma cosa ci trovano le persone di sexy, di bello, nei piedi? Io non lo capisco, cioè è una roba per il quale io non riesco a darmi effettivamente una risposta. Voi avete una risposta? Se ce l'avete, datemela, perché io non ce l'ho.
Io personalmente non ce l'ho. Comunque, immagino che sei rimasta traumatizzata. Più che altro immagino che non ti aspettavi, diciamo, una reazione del genere. Però se comunque ha fatto quello che ha fatto, vuol dire che apprezzava i tuoi piedini. Quindi comunque una roba positiva ce l'aveva. Che poi non ti sia piaciuto, che ti abbia traumatizzato, questo è un altro discorso ed è un po' un problema. Immagino che vi siete lasciati, complimenti. Una sera ero al mare a casa del mio tipo e mentre eravamo sul letto a guardare Netflix, sì, Netflix and chill, come dicono gli americani, dai, a chi vuoi prendere in giro? A me? A me? Sei quanti anni c'ho? Hai già capito. Mi chiese di fare azioni incredibilmente di anatomia, solo che non entrava. Ok, questo è un problema. È stato imbarazzante, ma ancora oggi ci scherziamo un po' su. E vabbè, allora, questa è una cosa bella. Nel senso, è bello quando in una coppia ci sta, diciamo, quell'ironia, quell'autironia che si scherza con il proprio partner, magari su un momento imbarazzante che vi è accaduto, appunto, magari durante un vostro momento intimo e quant'altro. È una cosa molto bella. Secondo me questa è una di quelle particolarità che rende i rapporti ancora più stretti. Secondo me, poi dico la mia. D'altro canto, la cosa che è accaduta è una roba che può accadere, è normale per mille motivazioni, è una cosa normale, può succedere. Si lavora su, piano piano, con calma, senza andare di fretta, di potenza, si arriva poi piano piano al dunque, fino a quando poi non diventa effettivamente un vero e proprio piacere. C'è una cosa normale, ragazzi, e ovviamente parlo anche con le ragazze. Può succedere, non fatene un dramma, non pensate di essere oddio, sono sbagliato, oppure sono sbagliato. No, succede, punto e basta, quindi tranquillizzatevi. Anzi, se prendete quella roba con più ironia come questa coppia, siete ancora di più i migliori, ok? Questo era un segreto molto molto bello, ora però passiamo al prossimo. Anni fa, per sbaglio, dopo un lavoretto di mano, ho praticamente annaffiato sulle carte Pokémon che avevo vicino. Ma in che senso? Ho macchiato il fronte di un Charizard V-Max. Almeno ora è shiny. Ciao ragazzi. Addio. Cioè, ma tu stai scherzando? Allora, questa ragazzi non sarà mai nella vita una roba vera. Cioè, non avrebbe senso. Non avrebbe senso se fosse una roba vera. Anche perché ha fatto pure l'ironia sul ora il Charizard è shiny. Ma vaffulo, va. Ma che cazzo prende in giro a me? Però andava messo perché era simpatico, cioè era divertente. Dai, non sarà mai accaduta una roba del genere, ragazzi, è impossibile. Però era simpatico, quindi andava inserito. Nel caso in cui tu avessi veramente un Charizard shiny o quant'altro, ovviamente non macchiato, per favore scrivimi su Instagram perché io colleziono carte Pokémon e mi farebbe tanto piacere averne uno. Grazie. Comunque, segreto divertente, molto probabilmente inventato. Ora però passiamo al prossimo. Ero andata in Sardegna per il matrimonio della cugina di mia mamma. Siamo partite io, la mia bisnonna e mia nonna. Il giorno prima del matrimonio, le mie nonne avevano accompagnato la cugina di mia mamma dalla parrucchiera e io ero rimasta a casa con la figlia della cugina. Zia, cosa hai combinato? Io so già dove vuoi andare a parare. Io so già, io conosco i miei polli e le mie pollette. In sintesi, abbiamo avuto un momento, va bene, tra donne, e mi ha insegnato a fare il tipo di pasta, sapete, c'è la pasta tipo gli spaghetti, le farfalle, e poi sono anche i ditalini. Segreto molto particolare, cioè, cioè una circostanza, devo essere sincera, molto particolare, cioè ti sei trovato in una situazione di matrimonio, poi con la figlia della cugina, e quindi lì avete avuto questo momento. Quindi in realtà sicuramente provavate comunque in qualche modo attrazione l'una per l'altra, perché non è che un giorno ti svegli e dici oddio, c'è sta la figlia di mia cugina, mo vado e ci faccio sta roba. Ovviamente è impossibile. C'era sicuramente un minimo di attrazione fisica e probabilmente avete gli stessi gusti, quindi ci può stare. In realtà è una cosa molto molto bella, cioè vorrei sapere il continuo, se effettivamente hai riscoperto, non lo so, qualcosa. Sono curioso di sapere comunque il continuo. Questo è un bel segreto. Cioè, non è un segreto, diciamo, che dici imbarazzante. Un segreto hot molto molto figo. Mi piace, molto bello. Complimenti a lei e alla la cugina lì, la chi cacchio era, avete capito? Quella. Una giornata tranquilla col mio amico ad un parco. Stavamo giocando tranquillamente quando ad un certo punto lui mi chiese un lavoro davvero falegname. Così, io mi immagino tipo
Oh, Ignazio! Vieni qua a farmi lavoro di falegname? No, non posso! Ignazio, muoviti e stai zitto. Già mi immagino tipo una scena del genere. Vabbè, ok, andiamo avanti. Io, anche se imbarazzato, ero curioso di esplorare nuovi orizzonti e quindi ho approvato. Sfortunatamente lui non mi aveva avvisato prima di finire. Ti prego, non mi dire. Non me lo dire. Prima di finire. E quindi mi ritrovai a dovermi sciacquare tutta la faccia. Al giorno d'oggi non ci scriviamo né sentiamo più. Grazie al c***o! Nah! Ma dai! Cioè, quindi scusami, lui ti ha usato per i suoi scopi loschi e ha fatto pure lo stronzo? Cioè, questa è una storia, questa è una storia da denuncia. Questa è una denuncia! Questa è una storia da... Punto, cioè... Dimmi chi è, numero, andiamo. Subito, denuncia, proprio instant. Instant, non perdiamo tempo. Direi un segreto hot abbastanza particolare. Ci stava la tua idea, diciamo, o meglio, la tua, come dire, curiosità di esplorare nuovi orizzonti. Però, forse come prima esperienza è andata un po' una merda. Lo possiamo comunicare, è andata molto male. Sì, lo possiamo dire, lo so, mi dispiace ovviamente per te. Comunque, segreto hot molto particolare. Ora direi di passare al prossimo. Mi sfalegniamo il tronco d'albero 8 volte al giorno. Vabbè, dai, sì, ok, sì, dai, va bene, quante altre volte? No, ragazzi, cioè, 8 volte, 8 volte al giorno. La verità è che... Io sono Iron Man. Ma che c***o stai a di 8 volte al giorno? No, ragazzi... Allora, io non, cioè, io non voglio farmi gli affari vostri, ma quante se le contate la media giornaliera? Perché 8 volte, sì, cioè, se continui con questo ritmo, tra qualche anno ti viene un infarto. Cioè, nel senso, 8 volte al giorno forse è un po' too much. Forse di controllare un attimo, diciamo, le volte in cui avviene l'azione da falegname. Perché secondo me 8 volte è un po' tanto. Non so quanti anni hai, non lo voglio neanche sapere. Non lo voglio neanche sapere. Però forse riguarderò un attimino le volte, perché forse un po' troppe, forse non fanno troppo bene alla salute, non lo so. Vabbè, non è un mio problema, non devo essere di certo io a occuparmi di questa situazione. Se ti ci diverti così e ti piace, non hai problemi, ben venga, nel senso, sono affari tuoi, non sono affari miei, io mi lavo le mani e me ne vado. E anzi, vi dirò di più, dopo questo bel segreto vado un attimo, ragazzi, in cantina, che mi aspetto un attimo Samantha e Ignazio. Ciao ragazzi, ciao. Ah, mamma mia, Samantha e Ignazio, quanto... Ah, ma sto ancora registrando? Oh, c***o! Scusate, ragazzi, non mi ero accorta che stavo ancora registrando. Perdonatemi tantissimo! Direi che possiamo concludere il video così. È stato un video molto bello, molto divertente. Anche oggi, come tutte le altre volte che facciamo questo video, mi avete scritto dei messaggi hot molto particolari. Oggi forse un po' più normali del solito, però devo essere sincera, dei messaggi molto molto belli, alcuni divertenti, alcuni anche molto molto pesanti. Io ovviamente, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se dovesse essere così, mi raccomando, un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e se volete partecipare anche voi al mio prossimo video speciale, non dovete fare altro che seguirmi sul mio profilo Instagram. Trovate i link di tutti i miei social qui sotto in descrizione. Peraltro, ragazzi, sotto nei commenti fatemi sapere, secondo voi, qual è stato il segreto hot più divertente, ma anche un pochettino imbarazzante. Sono curiosi di sapere anche la vostra, quindi commentate qui sotto il video. Ora però, ragazzi, noi ci dobbiamo salutare, ma non vi preoccupate, perché chiaramente ci ribecchiamo in un prossimo video. Dalla vostra Crotemis è tutto. Bella a tutti, ragazzi!